Ciao a tutti, oggi prepareremo il pane arabo o pita. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono semola di grano duro, lievito di birra, acqua, zucchero, olio extravergine d'oliva e sale. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, il lievito, l'acqua e azioniamo il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la semola, l'olio, il sale e facciamo impastare per 3 minuti a velocità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo su una spianatoia. Abbiamo trasferito l'impasto su una spianatoia. L'impasto nel boccale risulterà abbastanza golloso. Ci siamo aiutati con della semola per lavorarlo e renderlo meno appiccicoso. Adesso andremo a porzionarlo per preparare i panini. E proseguiamo così per il resto dell'impasto. Una volta formato il pane arabo, copriamolo con un canovaccio e lasciamolo lievitare per un'ora. Trascorso un'ora, il pane arabo è lievitato. Adesso riscaldiamo il forno a 250 gradi, mettiamo all'interno una teglia rivestita con carta da forno. E quando il forno avrà raggiunto la temperatura, trasferiremo il pane nella teglia già calda. Abbiamo trasferito il pane arabo sulla teglia già calda, lo abbiamo spolverizzato con la semola, adesso lo cuoceremo in forno statico a 250 gradi per 10-12 minuti circa. Il pane arabo è cotto, facciamo presente che noi sono bastati 8 minuti per la cottura. Quindi fate attenzione durante la cottura. Adesso li avvolgeremo in carta da forno e li conserveremo in un sacchetto di plastica per circa mezz'oretta. Pane arabo o pita. Può essere utilizzato come sostituto del pane oppure tagliato a metà e farcito. Grazie e alla prossima ricetta.